Tra gli ospiti di questo appuntamento, questa assemblea congressuale del Cantiere, un'associazione di cultura politica, c'è la dottoressa Iannone, Sara Iannone, se non sbaglio, perfetto, che abbiamo già incontrato, quindi già su Liberi TV è presente con un video. Dottoressa, lei interverrà a questo evento? Sì, sono veramente onorata di essere qui questa mattina, in quanto il presidente Pierpaolo Signeri, il presidente di questa associazione meravigliosa che svolge delle attività culturali encomiabili, appunto il presidente Pierpaolo Signeri ha ritenuto opportuno, visto che comunque attraverso la mia associazione, l'associazione di cui io sono presidente, diciamola infatti. Esatto, l'Alba del Terzo Millennio, io mi occupo proprio di divulgazione della cultura della politica e questo da sempre, la politica nel mio DNA e quindi tutto quello che intorno a me si occupa di politica o parli di politica nel senso più alto di questa parola, io cerco di essere comunque sempre presente. Questa mattina è una mattinata importante per il Cantiere, questa associazione culturale che dicevamo che veramente svolge un ruolo importante in questo settore, quindi sono felice di essere qui e di ascoltare poi anche il pensiero di tutti i relatori e di come si svolgerà insomma la mattinata, la giornata. Perfetto, quindi dall'elaborazione politica del Cantiere alla diffusione tramite questa associazione l'Alba del Nuovo Millennio. Beh, diciamo che c'è una bella sinergia. Per alcuni aspetti potremmo nei contenuti anche sovrapporci a volte, ma non sono sempre poche ancora invece le realtà, quindi noi speriamo che in una moltiplicazione di questo, cioè far sì che ci siano sempre meno persone e soggetti che si interessino alla politica solo per il ruolo e la gestione a cui la politica porta e quindi la gestione della cosa pubblica, il potere eccetera, ma cercare sempre di più di far sì che le persone si occupino della politica intesa come la capacità di essere persona politica tra le persone. Vale a dire, questo è un concetto importante che è il fulcro poi del significato vero della politica. La politica in realtà è quella capacità di concretizzare e mettere in atto attraverso le proprie azioni, attraverso la propria attività, il proprio lavoro, attraverso il modo di essere all'interno di una comunità, è quello di concretizzare i valori e i pensieri e gli ideali che ci ispirano. Questa è la politica.